Buongiorno, con oggi iniziamo la lettura del Decameron. Non andiamo in ordine, come vi ho messo nella programmazione delle lezioni, facciamo un po' in ordine sparso in modo tale da variare, da alternare quelle che sono le tematiche. Io pensavo che non si potesse partire dal Decameron se non da qualcosa di vivace, da un qualcosa che sia presumibilmente accattivante. Perciò andiamo a pagina 446 e leggiamo una breve novella, partiamo con un qualcosa di breve, sono quattro mezze pagine potremmo dire, ovvero La Badessa e le Brache, cioè la badessa che è, potremmo dire, la madre superiora del convento e le braghe, il pantalone. È una novella un po' licenziosa, un po' birichina, o come direbbero alcuni di voi, monella, potremmo dire, perché parla di un episodio scoperta in un convento di clausura, quindi di monache che scelgono di non avvalersi di una vita sociale, di un contatto con il resto della società, di un episodio di sesso dentro al convento. Ma non solo da una monaca e un ragazzo, come vedremo, ma anche dalla badessa stessa. Quindi è un qualcosa di ironico, assolutamente ironico, irriverente e satirico, perché cerca anche di mettere in luce quelli che sono un po' i punti controversi, i lati anche negativi che ci possono essere su un'istituzione che si presenta come portatrice di rigore religioso e morale, come per esempio la Chiesa, in quegli anni che, tra l'altro, se vi ricordate anche in storia, sono gli anni in cui la Chiesa passa un periodo un po' turbolento, con papi che cercano una teocrazia e un impero e un'espansione, no? Dove c'è magari la corruzione del clero, e dall'altra parte si cerca di rinnovare. Il secolo prima c'era stato San Francesco, ci sono i movimenti ereticali e tutta questa serie di cose. Però, più che il contesto storico, andiamo sulla lettura di questa novella. È in un italiano non semplice, perché è più che altro in fiorentino, come abbiamo detto, del 300, però è molto più capibile rispetto a quello degli altri due autori che abbiamo già fatto. Dunque, La Badessa e le Brache, i temi: la vita in monastero e i peccati delle monache, l'invidia e la prepotenza smascherate dall'intervento del caso. Il caso è fondamentale, la fortuna è qualcosa di fondamentale, in Boccaccio inteso come qualcosa che può arrivare, che non dipende da noi e che non dipende neanche per forza da quello che è il destino o quello che è la provvidenza, che invece è presente in altri autori. È un qualcosa di ineluttabile che capita, ma può essere anche governato, può essere preso. C'è un atteggiamento che è l'industria, che può prendere la fortuna e fare in modo che possa andare a proprio favore. Qui vediamo che allora una monaca viene sorpresa di notte con l'amante. Le consorelle avvertono allora la badessa, cioè la suora capo del convento, ma anche lei è in compagnia di un prete. La badessa si riveste in fretta e furia e, nella confusione, finisce per mettersi in capo le brache dell'amante, scambiandole per il velo. Infatti la badessa e le suore hanno del velo, no? Hanno il salterio. Invece si è messa le braghe. Vestita in questo modo ridicolo, senza avvedersene, cioè senza accorgersene, impartirà alla giovane monaca un severissimo rimprovero che ovviamente non avrà effetto, anche perché quando si accorgerà del copricapo rivelatore, la badessa muterà il suo predicozzo in un invito a godere dei piaceri dell'amore. Narra Elissa, che è una delle sette ragazze che, come ricordiamo, fa parte dei 10 ragazzi in questa villa nel contado fiorentino per scappare dalla pestilenza, quindi siamo proprio nel momento giusto. Allora, partiamo, lasciamo stare la parte quella in corsivo. Carissime donne, saviamente, con saggezza, quando uno è savio è saggio, quindi con astuzia, si seppe Madonna Francesca, come detto è, qua si fa riferimento alla novella prima, che si parla, diciamo, di questa Francesca che si libera di due amanti. Quindi, carissime donne, con astuzia si seppe Madonna Francesca, come è stato detto nella novella prima, liberare dei suoi problemi, della noia sua. Ma una giovane monaca, aiutandola alla fortuna,
il caso che lo aiuta. Se da un soprastante pericolo, leggiadramente parlando di liberò, deliberò, cioè liberò sé, leggiadramente in maniera molto disinvolta e sciolta, abbastanza, parlando si è proprio liberata. E come voi sapete, assai sono li quali, essendo stoltissimi, maestri degli altri si fanno e gastigatori, li quali, siccome voi potrete comprendere per la mia novella, la fortuna alcuna volta e meritatamente vitupera. Qui dice che, come sapete, ci sono alcuni che stoltissimi, cioè essendo proprio in fallo, sanno che magari non sanno di sé, non sanno di essere ignoranti, in quel caso lì, e si fanno maestri e vanno a castigare le altre persone, no? Noi adesso che siamo in una società, come si dice, boh, 2.0, 3.0, non so neanche adesso quale sia la categorizzazione, ma siamo una società social e a volte anche chi non sa nulla si arroga il diritto di scrivere la propria. Questo qua proprio vediamo che questo atteggiamento viene colpito. Infatti, meritatamente il caso, la fortuna vitupera, vuol dire che infama, cioè da rende disonore. E ciò addivenne, successe alla badessa sotto la cui obbedienza, quindi sotto l'obbedienza da un punto di vista della gerarchia, era la monaca della quale debbo dire. Sapere dunque dovete in Lombardia. Quindi dovete sapere dunque che in Lombardia esse un famosissimo monastero di santità e di religione, cioè un monastero che è proprio riconosciuto per la morale, nel quale tra altre donne monache che v'erano, v'era una giovane di sangue nobile e di meravigliosa bellezza dotata, la quale, Isabetta chiamata, si chiama Isabetta, essendo un dì a un suo parente alla grata. Cosa vuol dire? Essendo arrivato un giorno un suo parente alla grata, che c'era la clausura, immaginate se avete visto film o telefilm al carcere, magari non l'ho visto, ma mi pare che su Orange is the New Black, ci sia, no, il fatto di poter parlare con le altre persone al di fuori del carcere attraverso la grata, che in quel caso lì è una sorta di vetro, ecco. E essendo un parente venuto lì, ha visto che insieme a lui c'era un bel giovane che con lui, appunto, e si innamorò, cioè di pacca. Esso, lei vedendo lei bellissima, già il suo desiderio, avendo con gli occhi concetto, aveva intercettato questo desiderio, similmente di lei s'accese. Questa è una formula bellissima, cioè si accese allo stesso modo, similmente di lei. E non senza gran pena di ciascuno, questo amore un gran tempo senza frutto sostennero. Sostennero questo amore senza risolverlo in atto, diciamo, e per un gran tempo. Ultimamente, essendone ciascuno sollecito, nel senso che poiché ciascuno dei due lo desiderava, venne al giovane veduta, cioè gli venne vista, riuscì a vedere una via per poter andare a trovare questa sua monaca, no? Di che ella, accontentandosi, non una, ma molte volte, con gran piacere di ciascuno, la visitò. Qui, per esempio, prendete la frase, è proprio da leggere al contrario, di che ella, accontentandosi non una volta, ma molte, con gran piacere di ciascuno, la visitò. Mette il verbo alla fine, perché è un tipo di organizzazione della frase molto medievale, ma soprattutto latineggiante, mettere il verbo alla fine, e si può leggere la visitò. Non una ma molte volte con gran piacere di che ella proprio ebbe tanto contento. Ma continuandosi questo, avvenne una notte che egli da una delle donne di là entro fu veduto, senza accorgersene o egli o ella, dall'Elisabetta partirsi e andarsene. Quindi cioè, fu beccato, no? Però lui non se ne accorse. Il che costei con alquante altre comunicò. E prima ebbe consiglio d'accusarla alla badessa, la quale Madonna Osimbalda ebbe nome, buona e santa donna, secondo le opinioni delle donne monache e di chiunque la conosceva. Quindi ha detto: caspita, andiamo a comunicare questo alla badessa, no? Che tanto è anche una donna di grande reputazione, cioè prenderà la situazione con forza. Poi pensarono a ciò che la negazione non avesse luogo di volerla far cogliere col giovane alla badessa, cioè proprio coglierla in flagrante, no? E così, tacutesi, tra sé le vigilie e le guardie segretamente partirono per incoglierli
costei per trovarli, per coglierli nel lato, no? Ed è bello come cita il libro che a lato ci sia proprio questo punto che ci fa notare di come sia un linguaggio quasi militare, no? Come ci fossero questi soldatini qua delle monache che vogliono andare a beccare la povera ragazza con il ragazzo, ecco. Ora, non guardandosi Elisabetta da questo, né alcuna cosa sappiendone, cosa vuol dire? Ora, poiché Elisabetta non stava in guardia da ciò, non era allarmata e non sapeva che si fossero accorte di questo, avvenne che ella una notte ve fece venire, il che tantosto vuol dire subito, seppero che ciò, che a ciò badavano, no? Praticamente lei fece arrivare il ragazzo e gli altri subito beccarono questo fatto, le quali, quando loro parve tempo, trovando il momento giusto, essendo già buona pezza di notte, essendo già da un bel pezzo fattasi notte, i due gruppi si divisero e una parte se ne mise in guardia dell'uscio della cella, no? Per beccarle e poi spaccare la porta addirittura, e un'altra andò correndo alla camera della badessa e, picchiando l'uscio, a lei che già rispondeva dissero: «Su, Madonna, levatevi tosto», tosto vuol dire subito, «che noi abbiamo trovato che Elisabetta ha un giovane nella cella». Cioè, «Oh, signora, abbiamo trovato che abbiamo un ragazzo qui», insomma. E era quella notte la badessa accompagnata ad un prete, il quale ella spesse volte in una cassa si faceva venire. Praticamente la badessa si faceva portare il prete dentro una cassa, cioè immaginate, non so, come se dentro il vostro pacco Amazon Prime venisse proprio, non so, l'amante, ecco. E la quale, udendo questo, temendo non forse le monache per troppa fretta o troppo volenterose tanto l'uscio sospingessero, che gli s'aprisse, spacciatamente, proprio in grande velocità, si levò suso, a volte si usa anche in certi dialetti, proprio si levò, si tirò su, no? E come il meglio seppe, si vestì al buio, quindi, avendo paura che lo beccassero, così si vestì proprio la bene meglio, e credendosi torre certi veli piegati, torre, cioè proprio aver preso dal termine proprio torre, no? Come in dialetto, che togo quella cosa, no? Prendo. Quindi credendo di aver preso certi veli pregiati, Salterio, li quali in capo portano e chiamali appunto Salterio, le vennero tolte le brache del prete, prese le brache del prete, e tanto fu la fretta che senza avvedersene, ricordiamo vuol dire accorgersene, in luogo al posto del Salterio le si gittò in capo e uscì fuori, e prestamente l'uscio si riserrò dietro dicendo: «Dov'è questa maledetta da Dio?» Cioè questa qua che stava col prete, praticamente cosa fa? Si mette le braghe sue, no? Quindi immaginate che va in giro con queste braghe qua penzolanti. E con altre che sì, focose e sì attente erano a dover far trovare in fallo Elisabetta, vuol dire non focose in quel senso, ma con foga, e di cosa che la badessa in capo avesse, non s'avvedieno, cioè proprio non si accorsero, giunse all'uscio della cella e quello, l'uscio, dalle altre aiutata, pinse in terra, lo abbatterono. Praticamente le monache erano straprese dal beccare la ragazza, no? Elisabetta, e quindi non si accorsero del copricapo della monaca. Assurdo. Allora, entrate dentro nel letto, trovarono i due amanti abbracciati. Notate che Boccaccio sta parlando di un qualcosa di licenzioso, ma non usa mai termini specifici e che vanno sullo scurrile. Questo è uno stile molto attento che fa sì che il Decameron possa parlare di argomenti licenziosi, ma portandoli con un linguaggio che è pulito, e questo è veramente interessante e non è da tutti. Okay. Li quali, da così subito, soprapprendimento, storditi, erano proprio scioccati, non sapendo che farsi, stettero fermi. La giovane fu incontanente dalle altre monache presa e, per comandamento della badessa, menata in capitolo. Fu portata a menare, non vuol dire solo picchiare, no? Oppure scuotere, nel senso quando, che so, la nonna ti dice mena il pentolone, no? Che devi mescolare il pentolone magari del risotto. Ma vuol dire proprio e soprattutto
portare, condurre, una volta si diceva anche menare l'aratro, condurre l'aratro per dire. Quindi fu portata nel capitolo, nella sala capitolare, che dovete immaginare come questo salone dove si decidevano le cose importanti e magari a volte si poteva anche fare qualche attività collegiale. Immaginate un qualcosa come la sala mensa della scuola di Hogwarts di Harry Potter, una cosa del genere, però in abito clericale. Il giovane si era rimaso e vestito si aspettava di vedere che alla fine la cosa avesse, cioè che come andasse a finire, con intenzione di fare un mal gioco a quante giunger ne potesse, se alla sua giovane novità niuna fosse fatta e di lei menarne con seco. Vuol dire che lui è stato lì ad aspettare per vedere cosa succedesse, insomma, alla sua amata, e magari sarebbe intervenuto se gli fosse stato fatto qualcosa di male, magari l'avrebbe portata con sé. Menarne con seco, con sé, seco con sé, ricordiamoci. La badessa postasi a sedere in capitolo in presenza di tutte le moniche e le monache, le quali solamente alla colpevole riguardavano, incominciò a dirle la maggior villania che mai a femmina fosse detta, sicché, siccome a colei la quale la santità, l'onestà e la buona fama del monastero, con le sue sconce e vituperevoli opere, cioè quindi ingiuriose, cioè infamanti, no? Se di sé fuori si sapesse, contaminate avea, cioè quindi gli ha iniziato a dirgli su con una morale, eccetera, e perché ha detto se da fuori avessero saputo questa cosa sarebbe successo un putiferio. E dietro la villania aggiungea gravissime minacce, proprio durissima. La giovane, vergognosa e timida, siccome colpevole, cioè essendo colpevole, non sapeva a che si rispondere, cioè era così. Ma tacendo di sé, metteva compassione nelle altre, anche le altre si spiacevano, e moltiplicando pure la badessa in novelle, venne la giovane alzato il viso, quindi siccome lei, la badessa, continuava a parlare, ha iniziato a vederla un attimino, a guardarla, cioè caspita, era dispiaciuta, no? E veduto ciò che la badessa aveva in capo, e gli usuglieri, cosa sono gli usuglieri? I legacci proprio delle vecchie braghe che servivano magari a volte per legare le braghe e i calzari, quindi le calzature, le scarpe per renderle più stabili, sono abbigliamenti di 600 anni fa. Vediamo gli usuglieri che di qua e di là pendevano, di che ella, avvisando, scoprendo, insomma, accorgendosi di ciò che era, tutta rassicurata, disse: Madonna, se Dio vi aiuti, annodatevi la cuffia e poscia mi dite ciò che voi volete. E ha detto, lei ha detto, Madonna, cioè signora badessa, che Dio vi aiuti, cioè ditemi pure quello che volete, ma prima annodatevi la cuffia, cioè sistematevi, no, che è un po' tutta succinta. La badessa, che non l'intendeva, disse, che cuffia, rea femmina, cioè colpevole donna, ora hai e poi tu hai, cos'è, hai anche da scherzare? Parti egli aver fatta cosa che i moti ci abbiano luogo, cioè cos'è, stiamo qua anche a iniziare a scherzare, non è il momento, non c'è luogo di scherzare, non è questo il momento. Allora la giovane un'altra volta disse, Madonna, io vi prego che voi v'annodiate la cuffia, poi dite a me ciò che vi piace, cioè anche con una premura che però sa da vittoria, perché lei capisce, caspita, cioè anche lei è nella mia situazione. Mettetevi a posto, cioè rendetevi conto di quello che avete sopra la testa. La onde, che vuol dire perciò molte delle monache levarono il viso al capo della badessa e la similmente, ponendovisi le mani, s'accorsero perché Isabetta così diceva. Quindi la badessa, accortasi del suo stesso fallo, cioè del suo medesimo, del suo stesso errore, e vedendo che da tutte veduto era, né aveva ricoperta, cosa vuol dire che non aveva la possibilità, non c'era modo di ricoprirla, mutò sermone, cambiò la predica e in tutta altra guisa, in tutto altro modo, che fatto non aveva, cominciò a parlare e concludendo venne impossibile essere e potersi dagli stimoli della carne difendere. Vedete anche qui il verbo, quello che proprio è il punto della situazione, il succo del discorso, va messo alla fine. Quindi Valetta, venne impossibile difendersi dagli stimoli della carne. Ci ha detto, caspita, Boccaccio anche dice che Boccaccio giudica insopprimibile l'istinto sessuale in quanto una legge di natura. Boccaccio è umano, è terrestre,
pensa a Dio, lui è cattolico, però ammette che è uno degli elementi della carne in questo caso, no? Che si possa anche controllare, che si possa reprimere, ok, ma questo non è il discorso. Sta citando, sta facendo notare che questa è una situazione esistente. E perciò, chetamente, con calma, con dovuta discrezione, come infino a quel dì fatto sera, come si era fatto insomma fino a quel giorno lì, disse che ciascuna si desse buon tempo, anche questo è un termine molto 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 velato per dire che si dessero alla pazza gioia, per quando potesse, e liberata la giovane col suo prete, ella si tornò a dormire. Elisabetta col suo amante, il qual poi molte volte, in dispetto di quelle che di lei avevano invidia, vi fe venire, cioè fece arrivare il suo amante altre volte. Altre, che senza amante erano, che erano proprio senza moroseto, potremmo dire, come se però il meglio segretamente procacciarono lor ventura. Quindi altre si procurarono, per quel che riuscivano, proprio quasi una caccia, procurarsi in segreto il loro divertimento, la loro ventura. Questo è Boccaccio, ragazzi, non solo in tematiche, potremmo dire, birichine, ecco, ma ha una serie di varietà di linguaggio, varietà di temi che potremo vedere proprio essere interessanti, ok? Vediamo, io vi consiglio come compito e basta di leggere analisi del testo, che vi fa vedere appunto quanto è caricaturale, quanto è grottesco, quanto c'è il paradosso di una che accusa che dopo in realtà è complice, il fatto che ci sia una sorta di simmetria, no? Che alla fine la badessa e la monaca sono molto simili, hanno fatto lo stesso errore, perché loro sono monache e non dovrebbero sostanzialmente. Però poi quando questo fatto comico di vedere queste braghe qua si accorgono, cioè fa accorgere loro che sono nello stesso errore, ammettono l'errore, e questa missione fa cambiare completamente il peccato, rendendo il peccato un qualcosa di lecito. È interessante perché dice anche qui che viene data sostanzialmente la patente al fatto di poter esercitare paradossalmente l'attività sessuale in convento. Ok. Niente, vi chiedo di leggere questo e poi questa parte qua, appunto finale dell'analisi del testo, e andremo avanti in questo modo a leggere per 2 settimane, presumo, queste novelle. Ciao ciao!